tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. So che sono un po' in ritardo, ma questo sarà il video del Black Friday. Come sempre arrivo per ultima, ma ci siamo. Come vi ho detto già negli scorsi video, mi è ritornata la fissa del comprare make-up, perché lo saprete, lo vedrete su Instagram, soprattutto me ne arrivano in quantità industriali, però mi sono data lo shopping selvaggio di make-up. Infatti, non vedrete abbigliamento, ma vedrete make-up, Funko Pop, accessori e robette simili. Di abbigliamento non ho preso nulla, neanche una scarpa soprattutto, il che è strano. Allora, inizio con una cosa che su Instagram vi è strapiaciuta, visto che gli sconti del Black Friday sono, ahimè, terminati. Io qui ho un altro sconto da darvi, che forse è ancora meglio, e sto parlando di Daniel Wellington e questo bellissimo cofanetto che sono le confezioni regalo. Abbiamo la scatola e all'interno troviamo l'orologio che avete scelto. Sul sito ce ne sono tantissime, varietà diverse, colori, materiali, misure. Ad esempio il mio è questo qui, nero in maglia tipo di ferro, rose gold da 32 mm, e insieme abbiamo il cinturino intercambiabile di cuoio bianco, sempre con i dettagli rose gold. Qual è la promozione che trovate sul sito con questi fantastici cofanetti? Che ripeto, ce ne sono di ogni tipo, quindi potete fare regali a tutti, amici, parenti, e ne trovate uno per ognuno. Sul sito trovate già questi pacchetti scontati del 10%, quindi trovate il set più il pacchettino regalo, ma con il mio codice sconto ILAMAKEUP avrete un 15% in più, che è accumulabile quindi a questa offerta e a tutte le altre presenti sul sito. Questo mio codice sconto lo potete utilizzare anche sui singoli acquisti di orologi, bracciali e chi più ne ha più ne metta. Logicamente qua sotto nell'info box vi lascio il link al sito, il codice sconto, le offerte, e non vedo l'ora di vedere quanti di voi avranno un nuovo gioiellino questo Natale. Io vi dico che ho fatto tipo il 20% dei miei regali su questo sito. Ora passiamo invece ai Funko Pop che ho comprato, perché sul sito di Emp ci sono stati diversi sconti. Allora, c'è stata la scontistica dei Funko Pop che fanno molto spesso: più Funko compri e più è lo sconto, se ne compri uno il 10%, se ne compri due il 20% e così via. Quel giorno però non ho comprato nulla perché ero a Londra, ero un po' occupata a girare e fare altre cose. Però sono tornata e poi c'è stato il 20% su tutto il sito e ho detto: furba, mi vado a rivedere la mia wishlist sul sito e mi prendo quelli che sono disponibili. In realtà poi ho notato che avevano aggiunto anche un sacco di nuovissimi pop in uscita proprio questi giorni. Infatti me ne mancano due che sono quelli un pochino più recenti e infatti hanno una spedizione un po' più lunga, però tutto il resto ce l'ho qui e ve li faccio vedere, perché alcuni pezzi io già sapevo dovessero uscire da un po' di tempo e non vedevo l'ora di acquistarli. Parto dai pop meno recenti, che quindi potete acquistare un po' ovunque ormai. Uno è questo qui ed è Sirius Black di Harry Potter. Stranamente mi mancava, ma sapete il motivo? Perché io questo personaggio l'ho rivalutato soltanto guardando ultimamente i film. Invece mi è proprio piaciuto tanto e infatti ho preso anche la sua versione nuova, che infatti è uscita con la nuova Wave, che è Sirius Black in versione Animagus, quindi il famoso cane nero con gli occhi gialli, e questi qua con il 20% li ho pagati più o meno tutti sui 10 euro. Poi, sempre parlando di Harry Potter, anche perché la maggior parte sono di Harry Potter, ho recuperato anche questo qui, che è Harry, la versione del film Il Calice di Fuoco, che è il mio preferito, quindi ha la magliettina del torneo Tre Maghi. Sono arrivata a quota 4 Harry, che comunque sono ancora pochi perché ce ne sono 8.000 versioni, ma ci accontentiamo. Poi ho preso finalmente lui. Sono sempre stata restia nel prenderlo perché ha un formato strano, cioè non è né un Movie Moments né un Funko dimensioni giganti. E sto parlando di Hagrid. Finalmente l'ho preso anch'io col suo ombrellino rosa, la sua statura così gigantesca, ed è proprio per questo che vi faccio vedere in confronto a questo qui di Harry. È proprio strano. Questo è l'unico che ho pagato 19 euro. Poi finiamo la questione Harry Potter, anche se questo è Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald. Ho preso anche questo qui, che è il Matagot, che si vede nella scena del ministero. L'ho voluto prendere perché io sono un po' ossessionata con la cultura egiziana e questo è ispirato appunto ai gatti egiziani, al fatto della famiglia, tenere tutto così sotto controllo. Quindi l'ho preso, e questo è anche Glows in the Dark. Poi di più recente abbiamo Clara del film Lo Schiaccianoci della Disney, che è uscito recentemente. Ci sono due pop, c'è la fata confessa
confetto e lei. Mi faceva impazzire perché ha il vestito pieno di glitter, vedete? E la fatina confetto su Hemp non c'era, ma la prenderò su Amazon magari quando la trovo. E poi i due che bramavo di più, questo qui di Game of Thrones, che infatti sono anni che mi chiedo perché non fanno il pop di questo personaggio, che per me è più che geniale, Lord Varys, che secondo me è stato fatto molto carino perché addirittura ha le grinze sulla fronte. Questi qua sono quelli della nuova wave, di cui ho preso anche i figli della foresta e Bran sulla sedia a rotelle. Ma in realtà mi piacciono un po' tutti, ma lui lo aspettavo da troppo. E poi ho preso questo pop. In realtà è uno dei pochi pop di un personaggio che si è visto in un film in meno di 5 secondi e già c'ha due pop, raga. Non uno, ma due pop. Quindi vuol dire che è piaciuta da morire. E sto parlando del film Aquaman, anche se lei si è già vista in Justice League, ed è Mera. Io vado pazza per le figure femminili che come supereroe hanno queste tutine molto carine. Poi mi ricordo un sacco Ariel con questi capelli rosso fuego e non vedo l'ora di andare a vedere il film di Aquaman che uscirà l'anno prossimo. Detto ciò, i pop sono finiti per la gioia di chi non gli interessa nulla, ed ora passiamo agli accessori, così poi dopo abbiamo tutto lo spazio dedicato al make up. Su Asos c'è stato anche qui vari sconti e poi il 20% su tutto. Ne ho approfittato per riprendere questa fascetta per capelli nera, che come ben sapete, se avrete visto il video quello compro l'outfit più economico su Asos, io avevo già comprato, ma a Londra l'ho persa, l'ho lasciata in un ristorante e quindi ho detto no, mi piace troppo, la devo riprendere, e appunto è questa semplicissima fascetta qui nera, così. Da Mango invece ho preso questa borsetta che era sold out sempre, invece non so perché, magari con gli sconti, il Black Friday, ne hanno rimessa a quantità industriale e sono riuscita a prenderla. Questa viene, mi pare, sui 16 euro e io l'ho pagata 12, una cosa assurda anche qui. Ed è questa borsettina, piccola, infatti è una cosa strana per me perché io di solito tendo a preferire le borse grandi, visto che ogni volta ci devo avere il mondo dentro. Ma questa mi faceva troppo impazzire ed è così pitonata, con i dettagli in oro. All'interno è fatta così ed ha la catenina. Ed ora penso che possiamo passare direttamente al make-up. Sapete che io collaboro sia con Nabla sia con Mulac, che sono tra l'altro tra i miei marchi preferiti e totalmente italiani. Hanno fatto un sacco di sconti interessanti, ne ho approfittato e dal mio portafoglio sono usciti dei soldini, molti soldini. Però c'erano degli sconti troppo allettanti, dovevo riprendere delle cose che mi sono piaciute quando me le hanno inviate. Quindi partiamo da Nabla. Come sapete io sono fissata con questo correttore qua, che è il Close Up Concealer. Gentilmente Nabla me l'ha già inviato un altro oltre quello di prova, quindi ho detto io adesso me ne compro tipo in quantità industriali, perché era scontato sia su Sephora, che c'è stato il 20% e 25% su tutto, poi sul sito di Nabla e su Beauty Bay addirittura l'ho trovato, quindi ne ho preso uno su ogni sito. Raga, adesso sembro pazza, ne ho preso uno sul sito di Nabla, uno sul sito di Beauty Bay, o forse due su Beauty Bay, non mi ricordo. Comunque c'ho una scorta di questo correttore per la vita. Infatti, prima bustina di Sephora, abbiamo un close up concealer, poi sempre nella tonalità Ivory, non vi sbagliate, e poi ho comprato questo, che è il nuovo illuminante di Fenty Beauty. Vogliamo dare un occhio alla confezione? Cioè, vi dico solo che la parte centrale ha dei glitter veri e propri, che vi rimangono sulle dita. E questo qui è il Diamond Bomb, e si chiama How Many Carats. Parliamone, perché io questo illuminante non volevo comprarlo, poi ho cominciato a vederlo in Instagram, e swatchalo qua e applicalo di là, ho detto eccola, qua devo spendere 40 bombe, perché questo viene 40 bombe, altro che Diamond Bomb, questa è una bomba per portafoglio, e comprarmelo. E infatti alla fine l'ho comprato, ma guardate la confezione, ragazzi, cioè sta proprio di Natale. L'illuminante è questa roba pazzesca qui, che adesso io ve lo swatcho. Sembrerebbe contenere solo brillantini, ma ragazzi questo è, guardate, cioè scusatemi, questa è luce pura, diventerà una droga. Se state cercando un illuminante dai toni freddi, questo fa per voi. E poi il bello è che ha tipo una consistenza cremosina. Vi faccio vedere anche i campioncini che c'erano dentro, questo profumo di Tiffany, e poi ho scelto i Lockit Concealer di Kat Von D. Ci sono queste quattro tonalità. Poi passiamo a Beauty Bay, e appunto ho comprato altri due close up concealer, sempre nella tonalità
Ivory. Ho preso anche un po' di cose nuove. Gli sconti su Beauty Bay del Black Friday sono iniziati praticamente prima di tutti. Infatti già qualche tempo fa avevano cominciato a mettere qualcosina. Cerca di là, cerca di qua, ho trovato un bel po' di roba. E anche di vari marchi diversi che non ho mai provato. Quindi, prima cosa, ho preso questa palettina della Makeup Revolution, che è quella degli illuminanti che ha fatto Sofix. 6,27€ con lo sconto. Il problema è che io mi ero scordata di questo acquisto, quindi ho ricomprato la stessa palettina anche a Londra. Fa niente, l'ho regalata. Poi ho comprato questo pennello di Zoeva, che è molto simile a un altro che invece ho comprato di Morphe, che è fatto in questo modo. Adesso è un po' largo, ma perché è stato un po' schiacciato. Ma è un pennellino da sfumatura. E questo è il 224 Defined Crease. E questo qui l'ho pagato 6,65€. Poi ho comprato queste ciglia finte, che sono di questo marchio che io non avevo mai sentito. Hanno una confezione particolarissima, perché è tipo fatta a cassettino. E sono le Mink Lashes, lo stile Dream Girl, penso. Queste non le ho ancora aperte. Vedete, hanno tipo un cassettino. E queste sono le cigliozze, che mi ispiravano parecchio dal sito, e dal vivo sono ancora più mink, sono piene di peluzzi. Infatti questa qui è stata una delle cose più costose, che ho pagato 18€ scontate. Poi ho comprato questo prodotto di Olaplex, anche il mio parrucchiere lo usa, ed è della linea Take Home, quindi si può fare tranquillamente a casa. È un trattamento di protettore per i capelli, riparatore e lisciante, ed è il numero 3. Non so come si dividano, ma questo l'ho sentito parlare benissimo. E qui ho detto lo prendo, visto che stava scontato a 29,80. Ho preso un'altra cosa diversa che fa parte della skincare. Questo prodotto di Mario Badescu. Badescu, non so come si pronunci. Che è una lozione seccante per i brufoli. Io ne ho già un'altra, non di questo marchio, che però funziona lì. Invece di questo ho sentito parlare molto molto bene, appunto la drying lotion. E l'ho voluta provare, anche perché a Londra io questo marchio non l'ho trovato. E questa qui l'ho pagata 12,56, che per quanto mi riguarda è un prezzo più che onesto. Ho preso questi due rossetti liquidi di Jeffree Star, che sapete sono i miei preferiti. E ho preso due tonalità che volevo da un po'. Ognuno l'ho pagato 11,87, e in teoria di solito stanno intorno ai 17-18€. Quindi il primo che ho preso è questo qui, un nude rosato, che si chiama Calabria Bases, mentre l'altro è un nude invece marrone e si chiama Leo. Ma questi due sono abbastanza famous. Poi ho ripreso i Pro Concealer di LA Girl. Sono famosissimi perché sono iper economici e hanno un'altissima copertura. Io questi qua li utilizzavo tantissimi anni fa, ho detto riproviamo, anche perché venivano scontati 3,84€ l'uno. E ho preso il colore Light Ivory, che in realtà non lo vedo così light, ma vedremo poi una volta sbocciato, perché sono ancora chiusi. E poi ho preso questo, che è il Peach Corrector, che appunto è quello per neutralizzare, c'è scritto qui, i toni blu e verdi, magari per un'occhiaia un po' strong. E poi finalmente provo anch'io una palettina di Juvia's Place. Ce n'erano tantissime scontate, infatti non sapevo quale scegliere, e questa qui era quella che mi ispirava un po' di più, perché ultimamente mi sono andata ai trucchi colorati, ed è la Zulu. Questa qui l'ho pagata 16,44, quindi era obbligo prenderla. E vi faccio vedere, i pack sono, vabbè, strafamosi, l'avrete visti. E questi qua sono i colori all'interno, a parte che ogni cialdina è enorme. Ma qui abbiamo 9 tonalità, super power, e non vedo l'ora di utilizzarle e giocarci un pochino. A parte questo tono qua, che secondo me potevano azzardare magari un bel rosso, ci stava tutto. Però vabbè, proveremo. Ed ora ci è rimasto soltanto un prodottino di Octoly, che ci tenevo a farvelo vedere perché è molto particolare. Questi qua di Mulac, che in realtà ho fatto più di 2 ordini. Ne ho fatti tipo 6 probabilmente in totale, perché prendevo una cosa, poi mi ricordavo che ne dovevo prendere un'altra, e poi prendevo quella cosa e me ne ricordavo un'altra. Alla fine ho speso più di spedizione che di prodotti in sé. Quindi ho ripreso i miei prodotti preferiti e un sacco di ciglia finte, soprattutto. Iniziamo da queste qui, perché sono sempre sold out sul sito. Quindi mi sono ripresa 3 paia di ciglia finte cerbiatta, che sono
sono le mie preferite. Vi faccio vedere anche dall'immagine qua dietro come risultano, perché sono estremamente versatili, stanno praticamente benissimo sul mio occhio e sugli occhi più piccolini, perché come vedete hanno questa forma regolare, cioè non è che hanno l'inizio più corto, la fine più lunga, sono molto eque. Poi non mi ricordo dove ho messo l'altra ciglia finte, adesso cerco. Perfetto raga, le ho già perse. Avevo comprato anche altre due ciglia finte, che sono invece le flirty, che hanno la parte lunga esternamente. Adesso mi chiedo dove siano andate a finire. Comunque sappiate che ho preso pure quelle e un giorno le ritroverò. Poi ho acquistato la palettina per il contouring in polvere Olympia, che volevo da un'eternità, e molto probabilmente prenderò quella dei blush. Unico problema, come vedete, una cialdina mi è arrivata rotta, che tra l'altro è uno dei miei prodotti preferiti, cioè l'illuminante. Tutto il resto è intatto, ma Mulac ha un servizio clienti non ottimo di più e super efficace. Infatti guardate un po', mi è arrivata la cialdina di quella che si è rotta, che appunto è Eros, che è uno dei miei illuminanti preferiti, perché per tutti i giorni è pazzesco. Adesso ve lo swatch un attimino, cioè questi sono i prodotti performanti che piacciono a noi, quindi come se non fosse successo nulla, anche perché penso l'errore sia stato del corriere che l'avrà sballonzolato un po' ovunque. Ok ragazzi, non ho demorso e ho ritrovato un'altra parte degli acquisti che ho fatto da Mulac, comprese le ciglia che vi dicevo prima, le flirty, che come vedete sono queste qui, ne ho prese due, e vi faccio vedere la differenza con cerbiatta, che si nota parecchio. Poi mi ero comprata queste quattro cialdine di ombretti, sempre Super Power. Ho preso Coconut, che è questo bianco. Poi ho preso questo fucsia, che si chiama Pop. Per sbaglio poi ne ho prese addirittura due cialde, quindi una l'ho messa e una me la tengo qui. Poi la metterò in un giveaway. Poi ho preso il giallo, che mi pare si chiama Pikachu, una cosa del genere, che ero molto curiosa di provare perché il negozio era sempre sold out, quindi ho detto proviamolo. E poi c'è il celeste, di cui adesso non mi sovviene il nome, magari qualcuno di voi lo sa, visto che non riesco a togliere la cialdina. Poi vabbè, loro mi hanno inviato questa, è la nuova pochettina tutta marchiata Mulac in effetto vinile. Io adoro le pochette, ho una malattia, lo sapete, ho tipo due cassetti della mia makeup collection piene di pochette, e questa mi mancava assolutamente, quindi grazie grazie grazie. E poi ultima cosa che vi faccio vedere, ma questo è un più, che appunto ho ricevuto da Octoly, ed è un rossetto di MAC, che sapete è il truccatore ufficiale di X Factor, e appunto hanno fatto questo rossettino che si chiama proprio Red X Factor, ed è un rosso super bomb. Guardate anche che carina la confezione interna, che poi ha una punta d'arancio all'interno che lo fa brillare ancora di più. Cioè guardate poi sotto queste luci, e immaginatevelo con il mio colore di capelli, questo è una bomba. Detto ciò, io vi ho fatto vedere tutto, siamo passati dalla mia parte nerd, dalla mia parte makeup artist, dalla mia parte fashionista, chi più ne ha più ne metta. Spero vi siano piaciuti i miei acquisti, voglio sapere qual è stato il vostro acquisto migliore con questo Black Friday, che sia di qualsiasi categoria, ma voglio saperlo, fatemi sognare e volare. Se il video vi è piaciuto, thumbs up, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Io vi mando un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video, ciao!